sì che va. Ragazze, aiutatemi voi perché io non la sopporto più. Adesso. Perché? Perché adesso addirittura vuole che io vada in viaggio con lei. Mamma ecco. Paola, ma anche tu, bisogna riprendere a viaggiare. Quello io sogno di tornare a Parigi. I boulevard, i ristorantini di Montmartre, la domenica al Louvre. Che c'è di più bello? Sì, in realtà sarebbe un viaggio carino, Paola, andare a Parigi, è pure romantico, dopo tanto tempo andare che siamo rimasti fermi. Andare all'aeroporto Charles de Gaulle, a droite, a gauche, autoroute. Ho capito, ragazze, ma io devo lavorare, ho da fare. Sì. E poi comunque non mi va di andare a Parigi, vabbè, perché Parigi è piena dei francesi. Ma che girano con sta baguette sotto al braccio tutto il giorno e poi devo lavorare. Lavoro, ecco. Lavoro, sempre lavoro, ma non ci pensi alle occasioni perdute? Ma io non perdo nessuna occasione e poi non voglio viaggiare con te, ecco. Sgarbato. Guarda, Cloris, io penso che Paolo tu riesci a conquistarlo di più se lo ignori un po'. Secondo me se lui si sente ignorato, non lo so, però potrebbe essere una tattica. Perché in amore vince chi fugge. Così. Io fuggo, appunto. E poi, ragazze, ma poi questo palazzo, se io parto, ma come fate? Sarebbe un mortorio. E poi come vi organizzate voi due? Benissimo, ci organizziamo benissimo, no, volendo. No, eh? Simona, questo non è vero, perché quando non ci siete, noi diamo l'acqua alle piante. Io prendo la posta, i pacchi. Questo palazzo non ha il portiere. Ma io ho una soluzione, cari vicini di casa, perché come sapete noi stiamo cercando un corriere, il corriere della domenica, che venga qui la domenica appunto a smistare pacchi, che faccia anche quelle piccole riparazioni, tipo il citofono che è rotto e non lo aggiusta mai nessuno, Ma certo, viene proprio a fagiolo con un limone tra le cozze, altro vietà che ho detto nel mio passato. Aspettiamo le vostre iscrizioni. No, ma volevo dire che devono avere un talento però, non è che basta fare il portiere. Certo, un talento nascosto che si possa dire, che si possa dire naturalmente. Ecco, arrivano un sacco di iscrizioni, l'hai detto tu. Quante tantissimo. Iscrizioni sono arrivate fino adesso? 2432,4. Brava Secchiona, è la mia amica e quindi... continuate a scriverci però se avete un talento da farci vedere naturalmente a www.rai.it/raicasti. Allora, lo chiamiamo? Sì, io direi che è il momento di chiamarlo. 3, 2, 1 Corriere! Ed eccolo qui, buongiorno. Come ti chiami? Io sono Andy Bellotti, vengo da Montepulciano, provincia di Siena. Quanti anni hai, Andy? Io ho 30 anni, finiti da poco. Perché io ti faccio la domanda e tu rispondi a Simona? Non lo so, guardavo perché... Non capisco. Perché siamo fagli una domanda tu che magari rispondi a me. Senti, Bellotti come il gallo Bellotti o non sì, sei Sì, mancano un po' di capelli, ma sì, dai. Sì, okay. No, a me non mi considera. Chiedi tu, devi considerare la conduttrice. No, fai tu, va bene uguale. Fai le domande. Io faccio le domande e lui risponde a te, quindi chiedi tu. Vuoi chiedere se è fidanzato? Sei fidanzato? Sono in cerca di una gentil donzella che mi sopporti e mi supporti. E come deve essere questa donzella? Lasciamo un appello veloce. Deve essere bella, deve essere... Allora, no, aspetta, età, che range diamo? 28. 28, dai 28 ai 30? E 30. Ai 30, ok. Mora ieri bionda. Aveva detto 25, pure gliel'hai detto. In prova ha detto 25, l'abbiamo cacciato dallo studio, quindi poi ho già alzato la media. Mora bionda? Mora bionda. Di quale parte d'Italia? Tutte. Beh, mi sembra una descrizione molto... Tutta Italia. Allora, qual è il tuo talento segreto, Andy? Non ve lo posso dire adesso perché c'è una sorpresa, lo scoprirete solo dopo, però c'è solo un piccolo indizio. Sì, ok, vediamo. Ma dai, tartarughe che si vanno bene a me, vanno bene a tutti, hai capito? Ti chiameremo quando avremo bisogno, è vero? Cioè sempre... Secondo me menti di guerra dagli studi Helios, non dico ma altro non è vero, naturalmente. Ma dai, Paolo, ma no. Potremmo andare al mercato delle pulci, come Elena Ballerini, a curiosare tra gli oggetti antichi. E allora vai da Elena Ballerini, scusa. Ma poi questa è sterofilia, abbi pazienza. Questa è sterofilia, il mercato delle pulci di Parigi. Ma noi qui a Roma ci abbiamo tanto bene Porta Portese, Cloris. Paolo, vuoi contraddirmi? Chissà se vai come non mi permetterei una, te la faccio io, scusa. La luna nera. La luna nera. Che bello. Che strana giornata oggi.
io voglio... Non voglio stare a casa, ecco, perché poi si finisce per lavorare e io sono stufa, voglio andare in pensione, ecco, ora ve l'ho detto. Ma quando? Simona? Sì! Non è che per caso tu hai qualcuno che mi possa aiutare a capire meglio di pensione, di età pensionabile?